Fanzia Molini, classe Panda e Coccodrilli. Vedete che sembra Chagall, uno lo guarda ed è l'opera di Stefania Pietrani, Lorenzo Marziali, Vera Raiano, Marisa Di Cecca. Cioè, per fare quest'opera sono messi in quattro, hanno fatto un buon risultato. Poi ci sono più impegnati, Pitturesco sia, perché i titoli sono di loro, l'Orso delle Emozioni, Incontri Colorati, Pitturesco sia, anzi Pitturesco, Scuola dell'Infanzia Montone, Classe di Uncini e Tigrotti, sono Stefania Pietrani, che è l'autrice anche del dipinto precedente, e William Tini. E vedete che qui c'è proprio il tentativo di giocare anche con il collage, a rendere omaggio alle nature morte degli artisti che avete visto nel percorso fin qui fatto. Poi Danzano i segni, Scuola Primaria Salvadori, Classe Seconda, e questo è bello come Ricini. Stefania Pietrani, che torna sempre lei, è un'artista di Classe Seconda. Marisa Di Cecca, qui abbiamo l'artista nuova, bellissimo. Danzano i segni, è vero, danzano i segni, non si può negare. E poi numero 5, Come una foresta che cresce. E chi è l'autore? Stefania Pietrani. Possiamo fare una mostra anche di lei. Scuola Primaria Salvatore, classe terza, che si tiene a fianco un gregario che si chiama Oberlo Cesanini. È chiaro che domina. E vedete che lui è una bella invenzione che chiama, non so, Nolde, un grande pittore. Girotondo Fiorito, e invece Scuola Primaria Santo Spirito Mare, e anche lì passa Stefania Pietrani. Non so come faccia, e ha fatto questa bella invenzione Fiorita con Gaia Valmonese. E poi ancora, numero 7, Mettiti nei miei panni. E qui hanno preso direttamente un cappotto che l'hanno dipinta, Carla Rossetti e Gaia Valmonese, che vengono dalla scuola primaria di Piane Tenna. Anche questo non si può negare che sia riuscito. Numero 8, gli scrigni del tesoro. Qui vedete un omaggio chiaro a De Chirico. De Chirico, poi le cartelle degli studenti che rientrano in una specie di montaggio della scuola primaria famiglia della Valle, di Casette d'Etre, dove abita il noto della Valle, a Sant'Elpidio a Mare. Artisti Oberdan Cesanelli, anche lui si riaffaccia, che fa anche messaggi in bottiglia per la stessa scuola, lo vedete qua, con questi messaggi, bella l'idea, la fantasia di un giovane che è ancora Oberdan Cesanelli con Gaia Valmonese. Poi arriva al numero 10, La vita nei sogni dei bambini. Qui il divertimento di ritagliare delle maschere, divertiti con noi, immagino tutto ciò che vuoi, che sono Sara Peruccini e Vera Vaiano. Ancora Kukulkan o Quetzalcoatl, serpente piumato, scuola primaria Salvadori, Sara Peruccini e Oberto Cesanelli. Lo vedete anche qui, una bella idea, sono tutte opere genuine, perché sono fatte da menti fresche, che non devono dialogare con l'arte contemporanea, ma testimoniare un'emozione. E ancora, quando Pezzettino e O si incontrano, Pezzettino e O fanno questo effetto, sono la scuola dell'infanzia San Marco, Claudia Coccia, Vera Vaiano, Lorenzo Marziali. Ancora Sara Peruccini, numero 13, ho cinque sensi e mi piace così, mi piace, ho cinque sensi e mi piace così, non mi rompete, sono Sara Peruccini e Claudia Coccia. E ancora l'ultimo, anzi non l'ultimo, ed è sostenibilità della montagna, si parla sempre di sostenibilità, brutta parola, qui invece diventa divertente, la montagna sostiene il rapporto col sole. Sono Sara Peruccini e Lorenzo Marziale. Ancora torna Sara Peruccini, Sara Peruccini anche lei, è una strazzo, Stefania Pietrani e Sara Peruccini, nomino Torre Viva, e qui vedete un omaggio al Serri che dipinge i libri, qui fatto con molta abilità, con una composizione su tessuto, che è fatta appunto nella scuola primaria Torre San Patrizio. E poi ancora sostenibilità delle persone che sono contagiate da questa brutta parola sostenibilità, numero 16, scuola primaria Sapienza, a Fermo, Sara Peruccini e Andrea Storia. E poi di colpo, numero 17, come una composizione di Fortunato De Pero, noto futurista, cambia tutto, questo gioco, una locomotiva, Sara Peruccini e Lorenzo Marziali, della scuola primaria Torre San Patrizio. E ancora Vita a colori, vedete anche quella bella composizione con un'intelligente alternanza di quadri di Sara Peruccini e Oberto Cesanelli. E l'ultima,
Sogni e segni della scuola primaria di San Tommaso di Vera Vaiano e degli antichi. Devo dire che sono opere genuine, piene di libertà e di fantasia, che non si pongono i problemi che si sono posti i nostri amici pittori della realtà, e adesso ognuna di loro verrà messa all'asta contando sulla vostra generosità e sul fatto di avere un grande valore.